Buongiorno, sono Alessandra Alberti della Confederazione Italiana Agricoltori, referente per l'Associazione La Spesa in Campagna Toscana. Oggi parlo appunto della bottega della Spesa in Campagna di Siena, che è stata la prima bottega che si è formata nella nostra regione. La bottega della Spesa in Campagna di Siena è nata nel 2012 e col tempo si è evoluta da 12 agricoltori iniziali, sono ora circa 38, 37, 38, gli agricoltori sono riusciti, unendosi assieme in una rete d'impresa, a ridurre i costi non solo della distribuzione, ma in ogni caso tutti i costi per la commercializzazione dei propri prodotti. Questo è potuto avvenire perché normalmente in un punto vendita i costi maggiori sono i costi delle utenze, sono i costi del lavoro, dei lavoratori, sono i costi dell'affitto dei locali, eccetera. Questi costi vengono in questo momento spalmati su tutti i produttori e i retisti della bottega. Oltre a questo, il fatto di avere un'aggregazione del prodotto ha anche consentito alla bottega di diventare un punto di riferimento per i cittadini locali che riescono a trovare una quantità e una diversificazione di prodotti importante, per cui possono andare proprio alla bottega a fare la spesa completa più o meno per la famiglia e anche una spesa di qualità. I produttori sono in qualche modo garantiti perché in ogni caso sono quasi sicuri di vendere i propri prodotti perché hanno ormai i consumatori affezionati che frequentano la bottega. La bottega oltretutto riceve prodotti non solo dalla provincia di Siena ma anche da altre province della Toscana e quindi offre una gamma di prodotti agricoli anche trasformati molto vasta. Attualmente ci sono tre unità lavorative, tre persone che lavorano part time, quindi anche in questo caso il costo è un costo che viene distribuito su più produttori e si sta evolvendo verso anche altre forme di vendita, oltre alla consegna a domicilio che è nata appunto con nel periodo della pandemia. Ora c'è anche l'idea appunto di poter sviluppare la vendita online. Sono tutti i costi che possono essere ridistribuiti dai produttori, diminuendo quindi i costi per i singoli retisti ed è un'esperienza che sta dando parecchia soddisfazione e che vorremmo ripetere anche in altre province della Toscana.